Ciao a tutti, buonasera. Ebbene, stasera sono molto contento di poter condividere questo messaggio con voi durante questo incontro di preghiera. Tra l'altro sarà l'ultimo che faremo online e poi finalmente potremo rivederci tutti quanti insieme. Con qualcuno ci siamo già visti domenica e spero veramente di rivederci tutti molto presto. Di cosa vorrei parlarvi questa sera? Di una cosa che ho potuto approfondire e riflettere in questo periodo di quarantena, chiamiamola di reclusione forzata in casa. E molte volte durante il giorno facciamo veramente tante tante cose, anche piacevoli, gradevoli, qualcosa che invece dobbiamo fare per vivere, come andare al lavoro, eccetera. Però ho pensato, cos'è che è veramente essenziale per la nostra vita? Se si parla di vita biologica, si può pensare all'aria, al sole, alla luce. Sicuramente se si parla, se si ascolta e si guarda programmi di scienza, una cosa accomuna, tutti gli scienziati, cioè l'acqua. Come elemento fondamentale della vita e indispensabile è l'acqua. Infatti, anche in questi anni che spediamo le sonde nello spazio su Marte, è per cercare l'acqua, se ci sono tracce di acqua da dove prende inizio la vita, secondo la scienza. E ho detto, se è così essenziale per la vita biologica, per tutti gli esseri viventi, per noi cristiani, è altrettanto essenziale avere un'acqua spirituale per tenere appunto viva la nostra fede, vivo il nostro spirito. Ovviamente sì, vi do già la risposta, però questa sera voglio condividere con voi alcuni passaggi che ci parlano, proprio di questo, di quanto è essenziale, l'acqua. E di come è importante berla quotidianamente, quindi bella fresca per quando fa caldo, ma anche un'acqua spirituale quando siamo aridi nella nostra vita spirituale. E i passaggi che vi vorrei leggere si trovano in Esodo, a partire dal capitolo 15, versetto 22. Li leggiamo insieme, se volete prenderli. Leggiamo momentaneamente dal 22 al 25. Dice così: Poi Mosè fece partire gli Israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non poterono bere le acque di Mara perché erano amare, perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: Che berremo? Così egli gridò all'Eterno e l'Eterno gli mostrò un legno. Egli lo gettò nelle acque e le acque divennero dolci. Là l'Eterno diede al popolo una legge e un decreto e lo mise alla prova e disse: Se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno, il tuo Dio, e fai ciò che è giusto ai suoi occhi e porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non manderò su di te alcuna delle malattie che ho mandato sugli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisce. Qui il contesto è un po' questo, adesso ve lo introduco. Praticamente il popolo di Israele, dopo centinaia di anni di schiavitù, è stato liberato grazie a potenti opere, da parte di Dio, contro gli egiziani, che alla fine, hanno convinto il faraone a lasciarli andare. Hanno appena passato il Mar Rosso e si trovano ad affrontare il deserto, un deserto arido, un deserto con siccità, tanto che, come ci dice qua, dopo 3 giorni avevano finito l'acqua e iniziavano a essere alle strette, a veramente avere molta sete. E fino a un certo punto dove raggiungano una sorgente, però non una sorgente che si aspettavano, una sorgente che aveva un'acqua amara, un'acqua inquinata.
Tanto che il popolo si lamenta contro Mosè, contro Dio, e dice: adesso che berremo, cosa si fa? Si morirà tutti. Ma Dio indica a Mosè un legno da gettare nell'acqua affinché poi fosse questa sorgente fosse purificata, tornasse ad essere potabile. Mi ha fatto molto riflettere questo passaggio perché la nostra vita spirituale può passare dei momenti di deserto, può passare dei momenti dove abbiamo voglia di bere, abbiamo necessità di bere, però cerchiamo o ci troviamo a bere acque inquinate. Cosa sono queste acque inquinate? Possono venire dall'esterno, quindi magari delle influenze che abbiamo dalle persone intorno, da delle circostanze negative che abbiamo intorno. E quasi involontariamente, quasi inconsciamente, ci troviamo a bere e a continuare a bere queste acque senza prendere la decisione veramente di eliminarle dalla nostra vita. E peggio anche quando invece queste acque, questa sorgente inquinata è dentro la nostra vita. Certo, siamo credenti, siamo cristiani, ma dobbiamo veramente ogni giorno lavorare col nostro carattere, con i nostri modi di pensare, quindi dobbiamo stare attenti anche a quello che esce dalle nostre vite, che esce dal nostro cuore o dalla nostra bocca, perché possono essere pensieri appunto inquinati, possono essere parole magari brutte da dire e che non stanno allineate a quelle che invece sono e deve essere il nostro modo di vivere, cioè una vita degna davanti a Dio. Infatti, come dice qua, che conclude il versetto 26, il passaggio che abbiamo letto, dice: se tu ascolti la voce dell'Eterno, se segui le mie indicazioni, fai quello che ti dico, non ti dovrai preoccupare di niente perché io provvederò a darti acqua, a darti ciò di cui hai bisogno per stare sempre bene. Quindi facciamo nostro questo passaggio. E continuando, si arriva al capitolo 16, dove ora non possiamo leggerlo per motivi di tempo. Comunque, il Signore provvede le quaglie, provvede la manna. Quindi non solo gli dà acqua, gli dà anche cibo, questa manna, la carne delle quaglie, e non gli fa mai mancare niente durante questo passaggio nel deserto. Ora, molti di noi potrebbero dire: adesso è tutto a posto, Dio li ha liberati, Dio provvede a ogni cosa di cui necessitano e va tutto bene. E invece no. E invece no, e arriviamo al secondo passaggio che vi voglio leggere. E si trova appunto in Esodo al capitolo 17, i versetti dall'1 al 3. E dice così: poi tutta l'assemblea dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo il comando dell'Eterno, e si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo, ancora una volta. Allora il popolo contese con Mosè e disse: dacci dell'acqua da bere. Mosè rispose loro: perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno? Là il popolo ebbe sete di acqua e mormorò contro Mosè, dicendo: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per farci morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? E saltando, andando al versetto 6, dice così: ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia in Horeb. Tu percuoterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani di Israele. Il popolo ancora una volta mormora, ancora una volta ad arridire su come sta morendo di sete. Pensa che Dio li abbia abbandonati, che li sta lasciando morire, li ha fatti uscire dall'Egitto dove avevano cibo, dove avevano acqua, per farli morire nel deserto. E purtroppo, anche a noi, anche a me, capita che non siamo mai soddisfatti, ci sentiamo spesso abbandonati, ci lamentiamo se Dio non ci risponde, se Dio non provvede quello che gli chiediamo,
e ce la prendiamo con Dio, ci sentiamo veramente lasciati morire nel deserto. E invece questo passaggio ci insegna ancora una volta che Dio provvede a ogni nostro bisogno. Quindi lui ci guida nel deserto, ci sostiene, ci sta accanto, ma ci provvede la manna, ci provvede le quaglie, l'acqua. Non dobbiamo mai dubitare dei suoi tempi, non dobbiamo mai di dubitare dei suoi piani, dei sentieri che ci sta facendo percorrere. Quindi cerchiamo di lamentarci e cerchiamo invece di ringraziarlo per tutto ciò che ci dà ogni giorno, ok? Questo è il secondo punto che volevo condividere con voi. Ma non potevo chiudere se non con un bellissimo passaggio che si trova invece in Giovanni, il Vangelo di Giovanni al capitolo 4, lo conosciamo tutti molto bene, ma lo voglio rileggere insieme a voi. Dice così al versetto 13. Praticamente Gesù incontra una donna samaritana al pozzo. Questa donna ha un passato molto turbolento, vari matrimoni falliti, adesso convive con un uomo che non è suo marito. Insomma, ha avuto veramente dei momenti di deserto e di siccità nella sua vita, ma Gesù sta per trasformarla. Infatti, questa donna è al pozzo che sta prendendo l'acqua per sopravvivere, per bere, e Gesù gli dice così: chiunque beve di quest'acqua, quella del pozzo, avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. Passaggio molto bello e che vorrei che facessimo veramente nostro questa sera, in questa serata di preghiera. Se stai passando un momento di deserto, di siccità, e cerchi di bere tutto quello che il mondo prova a darti, continuerai ad avere sete. C'è un'unica sorgente che dà un'acqua eterna, e questa sorgente è Gesù Cristo. Solo in Lui possiamo bere un'acqua spirituale che terrà vivo il nostro spirito e che porterà cambiamento nella nostra vita. Non solo nella nostra vita, ma come dice qua, diventerà talmente potente, una sorgente talmente pura che inonderà la nostra vita e anche quella delle persone che abbiamo intorno. Quindi andrà molto al di là del nostro benessere e della nostra vita, porterà veramente cambiamento a tutte le persone che incontreremo e che ci circondano. Quindi non mollare, se sei nel deserto, continua a camminare guidato da Dio, provvederà ad ogni tuo bisogno, non lamentarti, non lamentiamoci, ma rimaniamo attaccati a quella che è la sorgente di acqua viva, Gesù. Vi voglio bene, ci vediamo presto. Il tuo amore, il resto non ha valore. Il tuo volto brilla nell'oscurità. Ogni volta che cado, il tuo amore mi rialza, mi prendi in braccio perdonandomi, oddio. Il tuo amore riempie il mio cuore, senza te non potrei vivere. Al di sopra del cielo, più profondo del mare, il tuo amore si estende senza limite.
volto brilla nell'oscurità. Ogni volta che cado, il tuo amore mi rialza. Mi prendi in braccio perdonandomi, oh Dio, il tuo amore. Separarmi da come un vento che soffia, la tua presenza è qui. Apri i cieli su noi, desideriamo di più. Sei come un vento che soffia, sarai la luce.
Gesù,